I tre porcellini, tratto da un racconto di Giusy Quarenghi. C'era una volta un bel porcile dove abitava una bella famiglia di porcelli. Papà porcello, mamma porcella, figli porcelli, tre. I tre porcellini. Ma in realtà erano due più uno, anzi una, due porcellini e una porcellina. Un giorno mamma Porcello e papà Porcello dissero a tavola, finito di mangiare, ai tre porcelli: ormai non siete più tre porcellini, ma tre porcelli ben cresciuti. È ora di dirci ciao. I tre, due più una, si scambiarono un'occhiata. Finirono di mangiare e andarono a farsi la valigia, ognuno la propria. Salutarono i genitori e se ne andarono. Dalla soglia di casa, papà Porcello e mamma Porcella gridarono: attenti al lupo, soprattutto tu, Cocca, e dai un'occhiata ai tuoi fratelli. E voi date un'occhiata a vostra sorella. E tu che sei il più grande, occupati dei due più piccoli. E tu che sei il più piccolo, ascolta quelli più grandi di te. E tu che sei nel mezzo, ricordati che nel mezzo sta il giudizio. La porcellina e i due porcellini, che erano già per strada, allungarono il passo. E cammina, cammina, arrivarono in un bel prato vicino a un laghetto. Dopo aver perlustrato con cura il territorio, io faccio la casa qui, disse un porcellino. Io qui, disse il secondo porcellino. Io non lo so, disse la porcellina e continuò a guardarsi in giro. Voglio dormire sotto un tetto io, non mi fa bene l'umido della notte. E poi c'è il lupo, voglio stare al sicuro dentro una casa io, quando viene il lupo. Si guardò intorno, vide una specie di discarica presa alla svelta della paglia, dei cartoni, dei pezzi di tela e ne fece una casetta. Ah, contento tu. Non mi pare tanto sicura però, commentò l'altro, che cercando con più pazienza riuscì a trovare una lamiera, qualche mattone, due pezzi di legno e si costruì una casetta più solida. La porcellina guardò la casetta dell'uno e dell'altro e disse: ma, poi raccolse paglia, legno, cartoni e ne fece un gran bel mucchio poco lontano, mentre i due fratelli porcelli si chiudevano nelle loro case. Appena fu notte, il lupo si avvicinò alla prima casetta. La guardò bene. Poi, con tutto il fiato che aveva in corpo, soffiò che pareva un uragano. E la casa volò via, dispersa in mille pezzetti. E il porcellino finì nella pancia del lupo. O forse fece in tempo a correre fino alla casa di legno e mattoni di suo fratello. Ma era una notte così buia e senza stelle che non si capì. Il lupo si avvicinò poi alla seconda casetta, le girò intorno, la osservò bene, prese la rincorsa e a furia di testate, calci e codate riuscì a farla crollare a pezzi e si mangiò il secondo porcellino. O forse se li mangiò tutti e due, anche quello che non aveva mangiato prima. O forse, beh, forse non ne mangiò nessuno perché erano riusciti a scappare tutti e due. Boh, era una notte così buia e senza stelle che nemmeno il lupo vedeva quello che faceva. Ma dopo un po' aveva una tal fame il lupo. E la pancia gli brontolava
tanto al lupo, che capì il lupo di non aver dato nemmeno un morso ai due porcellini. Maledetti, erano riusciti a darsela a gambe, ma due porcellini non bastano mica a fare tre porcellini. Dov'era la terza casetta col terzo porcellino? Il lupo scrutò il buio, ma della terza casetta non c'era traccia. Solo là in fondo, nel punto estremo della coda della notte, gli parve di vedere qualcosa che brillava, una specie di luce. A balzi silenziosi, per non mettere in allarme i porcellini, quali? Quanti? Uno? Due? Tre? Boh, il lupo si sentiva davvero confuso. E dove erano finiti poi quei maledetti? Ad ogni modo, quella luce lo attirava. E il lupo, a grandi balzi silenziosi, si diresse proprio là, verso il punto dove vedeva splendere la luce. E quando fu abbastanza vicino alla luce, il lupo vide non una casa, ma un gran fuoco acceso, un falò splendente e al di là delle fiamme, delle sagome, delle figure. Una figura, due figure, tre figure. A forma di porcellino la prima, a forma di porcellino la seconda e anche la terza. No, anzi no, la terza era a forma di porcellina. Il boccone più succulento del mondo per un lupo vero come lui. Una porcellina intera dai buchi del naso al ricciolo della coda. Ma se ne contava tre, voleva dire che non ne aveva mangiato neanche uno. E che i primi due avevano trovato riparo lì, attorno al falò acceso dal terzo. Anzi, dalla terza. Maledetta! Avrebbe voluto lanciarsi attraverso le fiamme il lupo, azzannare la porcellina e portarsela via, ma aveva paura il lupo. Sapeva bene quanti suoi illustri antenati erano finiti allo stesso modo e per lo stesso motivo, con le code bruciacchiate e le chiappe abbrustolite. E quelli che passavano di lì si fermavano con loro, che erano ospitali con tutti. Tranne con quelli che avevano voglia da lupo. No, non gli facevano niente di male, tenevano solo il fuoco acceso, bene acceso, molto acceso. Col tempo pare siano diventati capostipiti della grande tribù dei maiali selvatici, che non hanno paura dei lupi e non si lasciano addomesticare.